Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura di oggi ci presenta un episodio molto famoso dell'Antico Testamento, quello di Abramo che, per obbedire alla voce del Signore, è disposto a sacrificare l'unico figlio, Isacco. Dio disse ad Abramo: Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Il momento era drammatico, ma alla fine un angelo del Signore lo bloccò e al posto di Isacco Abramo sacrificò un ariete. Questo episodio anticipa in qualche modo il mistero della crocifissione di Gesù. Egli, il figlio unigenito del padre, discendente da Abramo secondo la carne, Venne realmente sacrificato sul legno della croce, ma da questa morte venne la salvezza per il mondo intero, secondo la promessa che Dio fece al santo patriarca si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra. Ciò che venne risparmiato ad Abramo non venne però evitato a Maria, la madre addolorata di Gesù. Gesù morì realmente sotto gli occhi della madre che era impietrita dal dolore. Ella, come Abramo e più di Abramo, acconsentì a quel sacrificio per la salvezza dell'umanità, unendo a quello del figlio anche il suo sacrificio, lo strazio del suo cuore materno. Questo episodio ci insegna anche ad affrontare gli inevitabili sacrifici della vita con sguardo soprannaturale. Se offerti al Signore, essi diventano molto preziosi per il bene di tutti. La lettura del Vangelo ci ha proposto la meditazione del mistero della trasfigurazione. Che cosa fu la trasfigurazione del Signore? Per comprenderla in qualche modo occorre tener presente che Gesù, volendo redimerci dal peccato, rinunziò volontariamente alla gloria divina e si incarnò assumendo la nostra natura umana, rendendosi simile a noi in tutto forché nel peccato. Con la trasfigurazione il Signore volle che la sua gloria divina rifugesse miracolosamente anche nella sua umanità. In questo modo il nostro Salvatore ci spinge al desiderio della gloria divina che ci sarà data e ci fa comprendere che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. Secondo il libro del Deuteronomio, per attestare un fatto si richiedevano due o tre testimoni. Forse per tale ragione Gesù volle che alla trasfigurazione fossero presenti tre suoi apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni. Questi apostoli erano i più cari al Signore. Essi furono più vicini a Gesù nei momenti più importanti. Essi dovevano diventare le colonne della Chiesa, e per questo motivo Gesù volle manifestare loro lo splendore della sua gloria divina. Così essi ebbero un grande incoraggiamento a proseguire il difficile e aspro cammino che restava da percorrere per testimoniare la sua risurrezione e la sua figliolanza divina. Sul monte della trasfigurazione apparvero Elia e Mosè che parlavano con Gesù. Essi rappresentano la legge e i profeti, quindi l'intero antico testamento. Avvenne poi che una nube avvolse tutti, ed da essa uscì una voce che disse Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. In questo modo, come spiega Santo Maso d'Aquino, abbiamo una manifestazione della santissima trinità ciò si verificò già con il battesimo al giordano si di una voce che veniva dal cielo la voce del padre e lo spirito santo apparve sotto forma di colomba con la trasfigurazione invece il padre fa udire la sua voce e lo spirito santo si manifesta sotto forma di una nube luminosa L'esperienza fatta dai tre apostoli prediletti fu così bella che Pietro disse Rabbi, è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non riuscivano più a staccarsi da quella visione e desideravano rimanere lì su quel monte per sempre. Ma ciò non era possibile. L'Evangelista dice chiaramente che Pietro non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Non si trattava di paura, ma del timore che prende la creatura di fronte alle manifestazioni divine. Il Signore opera con noi in modo simile. Per fortificare il nostro spirito affinché sia in grado di affrontare le inevitabili prove della vita, Dio invita anche noi sul monte Tabor, il monte della preghiera. Ogni giorno dobbiamo salire questo monte per attingere luce e forza, per poi ridiscendere alle occupazioni di ogni giorno familiari e lavorative. Senza questa salita al monte Tabor la nostra vita diventerà molto più faticosa e noi non riusciremo a portare la croce quotidiana dietro al nostro Maestro divino. E ora, cari fratelli e sorelle, giunti al termine della riflessione, preghiamo un'Ave Maria e dopo do la benedizione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.